poi vi interrogo io però. Tre parole che mi vengono in mente per descrivere la mia pratica sono quotidianità, ascolto e trasformazione. La pittura è una pratica quotidiana, ma non è soltanto questo, è soprattutto per me prendere degli accadimenti quotidiani e poi trasportarli e cogliere il nesso di questi con la realtà interiore. È necessario un certo tipo di ascolto per rendere visibile questo lavoro, questo passaggio, questo processo di attraversamento di soglie, per cui dall'esterno arrivi all'interno, richiede un'attenzione in quel mondo interiore in cui il gesto non ha ancora preso forma e si muove in uno spazio temporale e diverso da quello quotidiano, è assolutamente necessario per procedere questa concentrazione e questa, appunto, questo ascolto. È soltanto attraverso queste due pratiche, cioè questo inizio di ascolto e nella trasformazione dell'ascolto in gesto, che avviene appunto la terza cosa, quindi la trasformazione, cioè la parte trasformativa del processo, in cui appunto incontro la materia pittorica e attraverso la materia pittorica ridò forma a questo famoso nesso che è in me, ma che ancora non ha una voce all'inizio, no? Che questo procedere non è così lineare, insomma, non mi risparmia dei fallimenti, non risparmia, certo, è molto incerto, direi, però è proprio attraverso questo passaggio che si attiva la trasformazione del fare, questo passaggio che appunto parte dall'esterno, arriva all'interno e ritorna di nuovo all'esterno nella materia, nell'ascolto anche, nella comprensione della materia pittorica. Se AI mette in luce la pratica del partire da sé attraverso la relazione e il confronto con le altre. Questo tema, con quello dell'autenticità e dell'autonomia che emergono in molti scritti di Carla Lonzi, trovo che siano ancora oggi estremamente efficaci e grandi spunti di riflessione. Attraverso la scrittura, Lonzi infatti veicola una ricerca di autonomia nel disfacimento di linguaggi che considera in qualche modo colonizzati dal patriarcato e dal potere. Temi che attualmente nel nostro panorama direi che sono ancora fortemente attuali, anche se con valenze diverse da quelle originarie. È proprio in questa ricerca, in questa nuove letture critiche del lavoro di Carla Lonzi che si aprono delle possibilità di pensare all'arte in una prospettiva femminista, che è assolutamente interessante
attualmente. In questo contesto di ISAI, i lavori che sulla caduta esposti colgono il partire dal proprio vissuto e dalla propria esperienza. Cioè sono un esercizio propriocettivo che attraverso il confronto con la pratica della pittura comunica non soltanto il lavoro sul corpo, la fragilità del corpo e la sua intimità in certi momenti, ponendo l'accento proprio su questo senso di intimità e fisicità dell'esperienza, ma arrivano anche al parlare del mio posizionamento nei confronti della pratica della pittura. I say I, io dico io.